benvenuti intanto qui a Tradice. Partiamo subito con una domandina in un superficie importante. Dice sì. È possibile che comunque sia più adatto a un pubblico giovane che a un pubblico già un po' più maturo? Non lo so, perché ci penso, nel senso che così l'impulso mi verrebbe da dirti che forse la, diciamo, la profondità dei rapporti che hanno queste persone forse è più facile che venga digerito così, magari da persone un po' più grandi, che magari alcune esperienze le hanno vissute, il peso di stare in una famiglia dove non ci si conosce fino in fondo, la paura di conoscersi fino in fondo, forse diciamo, uno spirito giovane ha più un istinto di ribellione, ha uno scontro più immediato. Però dall'altro lato penso anche che il protagonista è un giovane uomo, così ce lo presenta proprio Foss, cioè il personaggio si chiama proprio un giovane uomo. Quindi in realtà cioè, già questa cosa basterebbe a smentire quello che ho detto prima, perché in realtà la chiusura è anche tipica di una certa fase della vita, ecco, sotto i 30 anni per esempio, quando ancora non si è fatto pace con determinate... Quindi non lo so, è una domanda che onestamente è bella, perché non ho una risposta chiara da questo punto di vista. Allora, questa mi è venuta spontanea, diciamo, perché comunque, diciamo, ho osservato un attimino la scenografia, che è molto semplice, cioè non è molto elaborata, però di solito, almeno questa è la mia esperienza personale, quello che mi ha insegnato il teatro, che da una scenografia minima, di solito, è possibile venire fuori anche uno spettacolo meraviglioso. Quindi, o anche più difficile o più elaborato di quello che si pensa, perché non è necessaria una scenografia esasperata, diciamo, di riempire tutto il palco per fare qualcosa di bello, di tra virgolette intelligente, insomma, qualcosa che non sia solo una media italiana. No, nel senso che in realtà era secondo me, non ho niente di male, io non ho niente contro le scenografie, nel senso proprio, sì, diciamo, largamente inteso. Però dall'altro lato, come dire, pur essendo una sfida a volte, penso che la cosa su cui valga la pena oggi investire sia veramente il lavoro con gli attori. Per cui, ma non solo perché, come dire, è la parte che a me personalmente come regista mi stimola di più, ma dall'altro lato perché, pensando allo spettatore, perché comunque io penso allo spettatore, cioè è una cosa che stiamo facendo perché accade quello che accade stasera, perché ci sono delle persone che ci vengono a guardare, non siamo più nella nostra stanza, nelle sale prove. E la bellezza della possibilità di avere degli elementi di scena, non una vera scenografia, è lasciare libera l'immaginazione dello spettatore. Come ho scritto anche nelle note di regia, tutti gli spettatori avranno una loro scenografia in testa, perché tutti, vedendo come noi abbiamo, diciamo, immaginato questa finestra, per esempio, che è l'elemento portante, diciamo, in questo testo, tutti avranno una loro finestra di conseguenza. Perché se io immagino, se io metto in moto un meccanismo proprio di immaginazione, dove quella cosa non è solo quella cosa, la possibilità che il teatro accada è maggiore, perché io già sto lavorando come spettatore, cioè qualcuno arriva lì con un posto per me vuoto, in questo senso è minimo, perché ci sono tanti vuoti, perché quei vuoti vanno riempiti dallo spettatore. Io posso entrare. Esatto, cioè se però io non lascio un vuoto, se la scena è tutta chiara, no? Come accade per esempio in cinema e in televisione, allora io già il mio posto è sul divano, non so come dire, non è là dentro, allora come dire, si perde la bellezza dello spettacolo dal vivo. Se invece chi pensa allo spettacolo mi lascia un posto là sopra, anche io che sto qua sotto sono comunque là, e allora condividiamo il fatto di fare spettacolo dal vivo e non intrattenimento appunto di cinema o televisione, che sono altri linguaggi. Sì, permette questa dualità tra il pubblico e certo l'attore. Avete varie età, vedo comunque questo cast, diciamo. Che cosa vi ha spinto a intraprendere la carriera recitativa? Ma io ho iniziato per esempio teatro al liceo, così, perché mi dicevano che ero un po' citata.
Allora mia madre mi dice, ma perché non fai a fare teatro? Allora ho iniziato a fare teatro al liceo, da lì mi hanno, beh sei brava, continua, continua, perché non fai la scuola? Quindi poi ho fatto una scuola che mi è bastata, perché non, insomma, la scuola era una scuola in Toscana, diciamo, che non ti dava per molti sbocchi, ho provato a fare un'altra scuola, ma più importante, ci sono riuscita. E da lì si è segnato un po' il percorso professionale personale, sì. Quindi mi ha puntato fin qui, nel senso che dopo che ho fatto la scuola poi è iniziato il mondo del lavoro. Però diciamo un'accademia, ecco, non solo corsi, non solo arte. Un'accademia per sì. E poi chiaramente se all'inizio uno magari lo faceva perché piaceva, no? Poi alla fine sì, ti continua ovviamente a piacere, continua a amare questo lavoro, però poi diventa un lavoro. E quindi tante cose purtroppo si perdono, però se ne acquistano altre. Giustamente. Bellissima. Consiglieresti a un ragazzo che ci ha portato di intraprendere questa carriera? Chiedilo a persone di età diverse, ti risponde a cose diverse, sicuramente. Sì, certo. Io personalmente, cioè, se lo sento perché no. Lo dico contro i miei interessi, perché è uno sfidante, un avversario in più. Però certo, perché no. È una giunta comunque. Sì, perché è un po'. Cioè, sì, vabbè, non è peggio, cioè è meglio che lavorare, insomma, quindi, è meglio fare il lavoro vero, diciamo, se così si può chiamare. Sì, ma comunque anche il mestiere di attore penso sia un lavoro vero. Ma tu sei di Emanuele a parte. Sì, 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 lo è. Una cosa seria. Sicuramente magari diciamo che si ha questa idea e non è come alzarsi la mattina alle 5 per andare a fare una scuola, però credo che la fatica e il lavoro sia lo stesso. Sì, è spostato diciamo la seconda parte della giornata. Esatto, dalla parte della sera al fine settimana. Sì, sì. La fatica è anche quella dell'incertezza, magari che si alza tutte le mattine alle 5 ha tantissimo carico sulle spalle di stanchezza per alcune cose. Chi non si alza la mattina alle 5 ma tutta la vita deve inventarsi un lavoro. Sì. È più fatica di inventarsi, sì, non sa che cosa lo aspetta il giorno dopo e se lo aspetta qualcosa il giorno dopo. Questo è una cosa che ai ragazzi va detta, che lo sanno naturalmente, perché oggigiorno lo sanno già, però sicuramente saper convivere con l'incertezza, con la precarietà, bisogna essere molto forti. Sì. Sì, sicuramente sono più abituati noi. Forse la sì, precarietà sì, ormai è tratta una forma di stile. Sì. Anche in realtà. È un termine di uso. Esatto. Ma è strutturato il nostro lavoro, quindi. Ah, la precarietà poi la tua vita un po' da tutti. Sì, alla fine c'è qua a maggior ragione. Appunto. Però se uno sente il bisogno di provare una strada del genere, perché no? Però, cioè, se un ragazzo mi viene a dire tu consiglieresti di fare un corso di teatro per provare un studio di teatro, sì. Certo, il bisogno di farlo, sì. Grazie a te. Ecco. Un'ultima domanda, come vi siete trovati qui queste due ore che vi avete aspettato? Il teatro? Sì, molto bene, molto bello, proprio un bel teatro. Fino adesso forse, vabbè, perché non abbiamo visto molti teatri fino adesso, però questo forse è il più bello, sì. Potete dire tranquillamente, fate già piacere. Anche perché poi fatelo uscire dopo che andiamo agli gatti. Sì, esatto. Sì, no, sì, no, sì, questo lo posticiperemo per se no, così sono capitato ovviamente. No, perché noi ci teniamo, insomma, diciamo anche a mantenere un ambiente familiare, perché, no, sì, certo. Perché noi siamo volontari, facciamo per davvero, sì, siamo tutti volontari, vedete anche qui dietro le quinte, tra virgolette, siamo volontari e facciamo per tenere in piedi questo posto. Siamo anche nella compagnia materiale, molti sono. Sì, certo. Diciamo la compagnia stabile in questo caso. Sì, certo. Ah, che bello però, che potete usare. Grazie a voi. Scusate se mi sono sudato, ma che scherzo. Sono più lavori.